Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video di cultura giapponese. Allora, oggi volevo parlare di questa cosa che non se ne parla moltissimo, però secondo me è importante parlarne perché ho visto dei dati recentemente sul Giappone. Mi sembrava il caso di farci un video. Prima di iniziare vi chiederei di lasciare un mi piace, così aiuterete questo canale a crescere, e come sempre lasciate un commento che sono sempre contentissimo di leggerli e cerco sempre di rispondervi a tutti. Non sapete che piacere che mi fa leggere i vostri commenti. Vabbè, tralasciate i capelli e il make up che ho cercato un po' di togliere, però fino a poco fa stavo girando un video su Killing Stalking, quindi se volete andarvi a vedere il video in cui ci siamo noi due che facciamo Killing Stalking, andatevelo a vedere qui o ve lo lascio anche a fine video, l'ho caricato sull'altro canale, se non siete ancora iscritti andate a iscrivervi anche lì. Il numero delle violenze domestiche sugli uomini è in aumento negli ultimi anni. A dire il vero, anche la percentuale delle donne che subiscono delle violenze domestiche è in aumento, però in proporzione il numero degli uomini sta aumentando in modo molto più veloce. Probabilmente non ne avevate mai sentito parlare, perché in Giappone spesso i media stranieri preferiscono focalizzarsi sulle vittime femminili, come potete vedere da questi articoli di giornale. Le questioni delle donne, si sa, sono comunque di più e fanno comunque molto più parlare e creano molto più attenzione, sottolineando i casi di disuguaglianza di genere che ci sono in Giappone. E forse questo è il motivo per cui i media stranieri non parlano così tanto di queste notizie. Non sto dicendo che non esista sessismo in Giappone, piano, è una realtà che esiste ed è davvero importante che in Giappone, ma come in tutto il mondo, venga rispettata l'eguaglianza tra uomo e donna. Ad ogni modo, il fatto che comunque non se ne parla fa assumere che in Giappone non ci sono problemi per gli uomini, ma la verità è ben diversa. Infatti sembra che molti uomini siano vittime di violenze domestiche da parte delle loro mogli. Era così in realtà anche in passato, ma la questione è salita in superficie negli ultimi anni. E soprattutto, secondo me, ciò è dovuto a un fatto che c'è una crescita dei servizi di consulenza. 10 anni fa in Giappone, se eri un uomo, ti vergognavi troppo di dichiarare al mondo che eri vittima di abusi. Dati del 2014 infatti dicono che il 75% degli uomini che ha subito questi abusi non ha denunciato questi fatti, anche il 45% delle donne, però in proporzione gli uomini sono molti di più. E questo perché comunque nell'immaginario delle persone in Giappone, ma non solo, comunque essere uomo vuol dire anche, non lo so, c'è questa immagine di virilità, di forza, quindi l'essere abusato da una donna fa pensare a un'immagine che molti giapponesi non vogliono associare a loro stessi, quindi preferiscono subire gli abusi che la vergogna di dichiarare di subire questi abusi. Lo so, è un discorso abbastanza complicato che secondo me nel 2019 non dovrebbe esistere, ma purtroppo esiste ancora ad oggi. E spesso, tra l'altro, questi uomini, anche quando vanno dalla polizia, non vengono presi sul serio. Vi posso far vedere adesso un servizio che vi traduco qui sotto e poi ne parliamo, perché mi ha fatto abbastanza arrabbiare quando l'ho visto.妻からの言葉による暴力、いわゆるモラルハラスメントが始まったという。だからそういうことを子供の前に言うんだって。腕は強い力で掴まれ赤くなり、踏まれた足は 全治1週間と診断。ところが交番の人が来て、奥さんの方は怪我はないですかってこと聞くわけです。いや、いろいろ踏まれたり、なんだりね、掴まれたりして赤くなってたやつのこっちなんだけどって話なんだけども、怪我はないですねって、奥さんは大丈夫ですねっていう話になってしまうわけです。事情聴取を受けたのはAさん。 Secondo me, a prescindere se si tratta di violenza fisica o psicologica, chiunque può essere vittima di abusi, a prescindere se sia un uomo o una donna. E non è giusto, secondo me, che non c'è lo stesso supporto per gli uomini o che non vengano prese sul serio quando vanno alla polizia per chiedere aiuto. Cioè, tu vai alla polizia per chiedere aiuto per questa cosa e già ti vergogni, perché spesso, come vi ho detto, per la società giapponese comunque, ma e non solo giapponese in realtà, per un uomo dire che subisce questi abusi è una vergogna, che poi non capisco perché. È molto più vergognoso la persona che fa l'abuso che la vittima che lo subisce. Comunque, tu ti presenti lì con anche coraggio per farlo e poi la polizia non ti prende sul serio, è veramente un comportamento scandaloso. Ci sono state notizie in Giappone, ma non solo in Giappone, di donne che hanno cercato di stuprare ragazzi
o che li hanno stuprati realmente, ma nella mentalità di molte persone questi fatti, cioè non è che non vengano presi sul serio, però diciamo che sono visti un po' meno gravi che se l'avesse fatto un uomo. Basta pensare per esempio alla parola chicane, che ne ho parlato più volte anche su questo canale, che vuol dire molestatore, quello che c'è sui treni. Se sei accusato da una ragazza di essere chicane, al 99% dei casi tu praticamente vai in prigione, automaticamente quasi. Voglio portarvi adesso un caso abbastanza famoso che è successo nel 2011 di questo uomo che era stato accusato da questa ragazza ed era subito stato messo in prigione, anche se non c'erano nessuna prova a sostegno che lui avesse commesso questo reato, nemmeno nel video preso dalla telecamera di sorveglianza. Entrambe le mani dell'uomo erano occupate, con uno si teneva mentre con l'altro stava scrivendo un messaggio alla sua ragazza, e inoltre era stata anche analizzata la gonna della ragazza presunta vittima di questa violenza, e però non era stata ritrovata nessuna impronta. Alla fine è stato scagionato, però si è ritrovato in una situazione molto scomoda perché non aveva più un lavoro, la sua reputazione sociale era rovinata, quindi potete capire come le parole di questa donna sono state veramente gravi e sono riuscite veramente a rovinare la vita di una persona. Ovviamente non sto dicendo che bisogna credere all'uomo che si dichiara innocente, badate bene, il problema dei molestatori è una piaga dell'umanità e nessuna persona dovrebbe mai permettersi di compiere queste determinate azioni nei confronti di un altro individuo. Ritengo che però, oltre alle donne, pure gli uomini dovrebbero essere ascoltati e presi seriamente, non solo in Giappone ma in tutto il mondo. Perché quando un uomo abusa di una donna viene ritenuto un criminale, come dovrebbe essere. Ma nella situazione opposta ciò non si verifica, anzi spesso viene vista come una scena quasi comica, e comunque si pensa che l'uomo non deve essere protetto. Guardate questo video per farvi un'idea, questo è un esperimento sociale che ho visto fare, che mi ha lasciato abbastanza senza parole, però in questo momento, nella società che viviamo noi tutt'oggi, la situazione è così. Who was that? Get your hands off me. Who was that? Tell me who was that. People are looking at us. People are looking at us. Will you get your hands off me? Stop that. People are looking at us. What's wrong with you? Honestly, we're fine. Someone will call the police if you carry on doing okay. that to someone. Okay. If I don't, someone else will. Okay. Okay. It's definitely fine. You don't have to put up with that. Okay. Thank you. My office is there. You're definitely right. Yeah. But you're fucking not even listening to me. That's what. Why do I push you like that? Because you won't fucking respond to me. If any, you won't listen to me. You think you're fucking all manly? I wasn't. No, you can't be. No, you can't be. Don't try and fucking walk away. Stop. Listen to me when I'm talking. Don't try and fucking walk away from me. Stop it. No. One after another, people pass by and keep right on going. I didn't immediately think to protect the man at all. But now we're about to meet a woman whose reaction is instant, visceral. Watch closely. No, get up! No! Good for her. You go, girl. Maybe she caught him cheating or something like that. Queste situazioni dovrebbero essere fermate immediatamente. Gli abusi domestici e le violenze sessuali dovrebbero essere prese seriamente. Ci sono molti movimenti che riguardano le faccende delle donne e grazie a tutti questi movimenti molte più donne si fanno avanti sugli abusi subiti. Secondo me uomini e donne dovrebbero unirsi in questi movimenti per migliorare entrambe le situazioni. Vorrei concludere questo video con questa clip. Vi prego, ascoltate queste parole e ditemi che cosa ne pensate. We have laws for rape, sexual harassment at workplace, word, gesture or act that insults the dignity of a woman, but these laws do not consider men as victims. In past and today, have taken a stand against injustice on women. I have taken a stand against injustice on men. My belief, true equality, where everyone has a voice, be it woman or a man, and everyone is heard, be it a woman or a man. Grazie mille per aver visto questo video. Se volete dire la vostra opinione al riguardo, che cosa ne pensate riguardo a tutta questa situazione, vi chiederei gentilmente di scrivere un commento. E vorrei parlarne ancora di questa situazione, perché in realtà è una cosa un pochettino, perché una cosa simile è successa anche a un mio amico, e gli ho chiesto se posso intervistarlo. Se lo riesco a intervistare, caricherò penso un'intervista in inglese sull'altro canale, quindi vi prego di andarvi a scrivere, che magari lo caricherò. Grazie sempre per seguirmi, non sapete quanto significhi per me. Lasciate un commento che così lo leggo e vi rispondo. Un mega abbraccione da Sema e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!
E ragazzi, questo è un messaggio che metto a fine video. Sull'altro canale ho fatto uscire un video in cui parlo di una notizia che mi ha fatto molto incazzare e anche mi ha reso anche molto triste, che di proprio di turisti che non sanno assolutamente rispettare la cultura degli altri. Vi lascio il link del video a fine video, cliccateci sopra, andatevelo a vedere. Buona visione, ciao a tutti! Ciao.